Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. Ieri sera, mentre mi dedicavo la mezz'oretta di letture anti-aging, spostando l'attenzione ad alcune ghiandole, quali l'ipotalamo e l'epifisi, mi sono imbattuto su una molecola, l'epitalamina, di cui, sono onesto, non ero a conoscenza. Innanzitutto, l'epifisi cos'è? È una piccola ghiandola che ha la forma di una pigna, da cui appunto il nome di ghiandola pineale, la quale diciamo, conosciamo quasi tutti perché è produttrice di una molecola, la melatonina, che è poi un regolatore, come tutti sappiamo, anche del sonno, è rilasciata durante le ore buie, durante quindi essenzialmente il nostro riposo, e ha appunto anche una capacità di interferire, intervenire su alcuni aspetti neuromodulatori favorendo il sonno. E su questo la melatonina è molto conosciuta, utilizzata tanti anni fa anche come anticortisolico nel mondo del bodybuilding. Sono poi subentrate altre molecole tonico-adattogeni che hanno sostituito l'utilizzo della melatonina. La ghiandola pineale produce anche il 5-metossi-triptoforo che viene prodotto quando ci esponiamo alla luce, quindi il nostro antenato preistorico aveva una produzione di 5-metossi-triptoforo durante le prime ore della mattina, quando si preparava con l'innalzamento anche del cortisolo e del testosterone ad andare a caccia, e la 5-metossi-triptamina che è prodotta invece essenzialmente nelle ore pomeridiane. Come vediamo un po' è un orologio non solo biologico, ma anche proprio dei nostri ritmi circadiani per quanto riguarda l'esposizione alla luce. E la ghiandola pineale, l'epifisi, produce anche l'epitalamina. Questa molecola è molto interessante, addirittura è stata identificata nel mondo anti-aging come la sostanza che non ci fa invecchiare. Chiaramente sono tutte definizioni estreme che catturano l'attenzione, però in effetti, se andiamo a vedere, ha un'azione estremamente interessante. Se noi andiamo a identificare i cromosomi e quei corpuscoli delle nostre cellule che raccolgono il materiale genetico, come sappiamo, vi è una divisione cellulare e come sappiamo andiamo incontro nel tempo a un'usura dei nostri tessuti, a un invecchiamento. A livello appunto molecolare, quello che succede durante la divisione delle cellule, i cromosomi si dividono e dobbiamo sapere che i cromosomi sono protetti all'estremità da dei cappucci che possiamo come identificare da quelle piccole porzioni di plastica che proteggono i lacci delle scarpe. Si chiamano telomeri e proteggono il DNA del cromosoma e quindi ne assicurano anche la sopravvivenza e ne assicurano essenzialmente anche una protezione dalla maggior parte delle aggressioni di tipo ossidativo o quant'altro. Nella divisione cromosomica questi telomeri nel tempo tendono a consumarsi, come succede veramente ai lacci delle nostre scarpe. Ecco, ci sono degli enzimi, le telomerasi, che sono in grado di rigenerare i telomeri, assicurando quindi una vita più lunga ai nostri cromosomi. Ecco, il bello della epitalamina è che è in grado di stimolare l'attività di queste telomerasi, quindi far sì che il nostro corpo sia in grado di riprodurre telomeri, di ricostruire i telomeri e quindi ringiovanire i nostri cromosomi, ringiovanire i nostri lacci delle scarpe. È quindi una molecola estremamente interessante, chiaramente per me è una novità. Approfondendo gli studi, come vi consiglio, troveremo senz'altro altre interessanti notizie. So che è stata anche chiaramente creata una molecola che simula l'azione dell'epitalamina e che quindi potrebbe essere in grado di dare dei risultati anti-aging, anti-invecchiamento, da adottare poi nei nostri percorsi terapeutici e preventivi. Con questo vi saluto, vi ringrazio, sono sempre pronto a commenti e a input culturali da qualsiasi parte provengano, e con questo ne approfitto, vi saluto e avvicinandosi agosto vi auguro anche a tutti chi le farà buone ferie e buone vacanze.